Sono 28 progetti, molti sono nidi e scuole dell'infanzia comunali, che ci consentiranno di avere delle scuole innovative, all'avanguardia e soprattutto sicure, no? Dal punto di vista anche dell'efficientamento sismico e energetico. Ed è una progettualità che si realizzerà in poco tempo perché noi abbiamo delle tappe segnate per quanto riguarda i propri fondi europei, quindi noi avremo il collaudo finale nel 2026. I lavori devono terminare nel 2025. Per realizzare poi questo progetto, naturalmente abbiamo dovuto collocare i bambini, gli studenti in altre strutture che abbiamo riqualificato con un finanziamento di circa 3 milioni e mezzo di euro da parte del nostro comune, quindi un finanziamento che parte proprio dai nostri fondi. E con questo finanziamento riusciremo anche a realizzare, a riqualificare delle strutture che poi saranno una risorsa aggiuntiva per il nostro sistema educativo. 28 interventi di edilizia scolastica per un finanziamento totale che supera gli 83 milioni e mezzo di euro. Entro novembre i cantieri saranno affidati alle ditte aggiudicatarie individuate da Invitalia e entro giugno 2026 tutti gli edifici dovranno essere collaudati e riconsegnati al Comune di Napoli. Un lavoro in sinergia tra il servizio tecnico scuole e le municipalità, con incontri in ogni municipalità per trovare le migliori soluzioni e non creare disagi al servizio educativo della città. Il Comune di Napoli ha saputo investire molto bene queste risorse del PNRR sia su asili che su altri investimenti. E devo dire che si sta sviluppando un'idea di scuola che non è solo un contenitore, ma è un luogo sicuro, un luogo inclusivo, un luogo dove i nostri studenti e studentesse possono sviluppare la loro personalità. Mi sembra che stia emergendo anche una visione di scuola e questo è il dato più importante. L'investimento si coniuga con una visione e questo è molto significativo per il futuro e per la sostenibilità di questi investimenti. È stato fatto un grande lavoro di progettazione, di concertazione con le municipalità, di organizzazione anche delle fasi transitorie, perché ovviamente fare i lavori in tutti gli asili, quasi tutti gli asili nido della città, significa anche poi fare, spostare i bambini, garantire la continuità del servizio, però è un'occasione storica perché questo ci consentirà di rifunzionalizzare tutte le strutture scolastiche che sono interessate a questi lavori, di garantire più sicurezza perché abbiamo molti adeguamenti antisismici, interventi strutturali, interventi impiantistici, quindi un lavoro veramente massiccio perché noi riteniamo che il primo passo per poter garantire una buona frequenza scolastica è avere delle strutture sicure e accoglienti. È un grande impegno, solamente per gli asili nido c'è un impegno di quasi 100 milioni di euro. Abbiamo messo anche risorse dal bilancio facendo un grande sacrificio per rifunzionalizzare anche altri spazi, poi stiamo partecipando a tanti bandi per avere ulteriori risorse, un grande sforzo che però credo che lascerà una traccia importante alla città perché erano anni e anni che non si faceva un lavoro così massiccio su tutte le scuole della città.